Ciao beautiful friends, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi è un nuovo video, un video haul di Primark. Allora, prima di iniziare il video vi dico dove sono stata un attimo e poi dopo iniziamo il video. Allora, prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi assolutamente al mio canale, così cresciamo di più. Commentare qui sotto se vi è piaciuto il haul Primark e attivate la campanella così non vi perdete nessun video e mettete tanti like così per supportarmi. Quindi ora iniziamo il video. Rieccomi. Allora, comunque, se avete visto questo busto di Primark, allora vi dico il fatto perché mi porto questa, perché allora scusatemi tanto perché non avete visto nessun video fino ad adesso. Sono 14 giorni, vabbè 15 diciamo, perché questo video oggi lo registro che è il 26 e lo metto online il 27. Scusatemi davvero tanto se non avete visto nessun video, perché come ben sanno su Instagram non sono stata qua a casa. Sono stata in Toscana per una settimana. Non ho registrato nessun video, ho fatto poche storie su Instagram e quant'altro. Ho voluto prendermi proprio questa cosa, cioè questa, come si dice, questa cosa di distaccarmi un po', ma anche già da prima, un po', qualche giorno prima, ho staccato di non mettere video, perché comunque ho preparato le ultime cose e quant'altro. Ovviamente mi scuso tanto di non aver fatto nessun video, non ho messo nessun video. Quindi questo è il video del ritorno, così ci saranno tantissimi video che voglio fare, tante minute, diciamo novità no, però voglio man mano voglio fare insomma video. Ci saranno tanti video. Comunque sto registrando anche un vlog. E questo è quanto. Non so che mi sto dilungando tantissimo, però veramente mi voglio scusare e veramente tanto per non, mi far, non di non aver messo nessun video qua. Però, come ben sapete, oggi registrerò il primo video full di Primark, perché stando in Toscana, allora a Prato, sono andata ai Gigli, sono andata ai Gigli, sono stata da Primark perché assolutamente volevo andare. Ho preso della cosa così, diciamo, voglio dire parolacce, però delle cose così alla Simpson, come vabbè, e ho preso queste cose così. E poi ho preso un'altra cosa da un'altra parte, solo una cosa che non funziona, tra l'altro, penso io. Non riesco a. Vabbè. Diciamo che è questo. Ora iniziamo perché già mi sono dilungata 3 minuti. Allora, rieccomi. Vi faccio vedere la prima cosa che ho preso. Eccomi. Allora, la prima cosa, ho preso queste scarpe qua. Sono di Primark, come vedete, ecco, già si è levata la scritta perché già le ho usate queste qua. Comunque queste qua sono venute 14 euro, ma non le ho prese io, me le ha prese mia mamma, cioè non vi faccio vedere sotto, però comode, mo sono molto molto comodissime. Vedete quante sono così, vedete come sono, eccola qua, le due scarpe. Queste sono le paia di scarpe. Non so nemmeno che numero siano, se siano 39, 38, non c'è più il numero. Eccola. Sono molto molto carine. Comodissime, tra l'altro 14 euro. Ora le altre cose. Beh, qui dentro. Perché quello già lo usate,
Allora, questo lo faccio vedere dopo. Ho preso queste due paia di ciabattine, queste infradito rosa, qua le vedete più chiare ma qua sono più scure, cioè non sono rosa, sono un come, allora vi dico subito come, che colore sia, è rosa, è scritto qua vicino rosa, vedete, c'è tutto qua, sono pink. Vabbè, io l'avevo presa per un altro colore, comunque il prezzo è questo, 1 euro le ho pagate, molto fashion, molto carine, l'infradito sono 38-39, non le vedete però, sono qui dietro, no, sono qua sopra, questa, cioè sono carine, le ho volute comprare 1 euro, non costano tantissimo, le ho preso 38-39, uso il logo anche di Primark, aspettate un attimo, so che non si vedrà niente però vabbè, la prossima volta, comunque queste sono di costate 1 euro. Poi ho preso le cose tutte a caso. Ho preso questi dischetti struccanti super soft 120, ce ne sono 120, sono di cotone, invece sto scritto con qua ideal for makeup removal e facial cleansing. Comunque sono state 75 centesimi. Sono gli stessi struccanti, circa 120 dischetti, sono al 100% cotone, cioè io non ne potevo lasciare lì perché costavano poco, cioè 120 dischetti, cioè abbastanza grande come busto, come copia, come si dice, c'è lo scontrino qua. Poi ho preso queste, cioè io non le potevo lasciare lì, comunque faccio vedere come stanno, comunque costano davvero poco, 1 euro anche questi, le volete prendere perché mi mancavano, io, vabbè ce le avevo a casa, cioè, però tanto non è che, comunque è marcato Primark, mi piacevano, le ho volute comprare, poi vi dico dopo quanto ho speso, insomma tanto non è che ho speso tantissimo, poco, queste le ho pagate 1 euro, vi faccio vedere come mi stanno, oggi sono pure senza trucco però, allora, ecco, aspettate un attimo, ecco qua, molto fashion questi occhiali, sto mettendo gli occhiali miei, allora sto per dire i capelli, ma vabbè, li dovrei lavare, comunque questi sono gli occhiali pagati 1 euro, anche questi. E l'ultima cosa che ho preso da Primark, ho voluto prendere questo scrub al coconut, cioè al cocco, l'ho pagato 4 euro, non ho nemmeno sentito l'odore, quanti ml siano, sono 100 ml, no, non so quanti, 475 ml c'è scritto qui, vuoi vedere l'odore?
non è che si sente, non è che si sente proprio tanto l'odore del cocco, comunque così. Non ve lo faccio vedere tanto perché sono per niente cade. Comunque questo così. Ce lo faccio vedere. Vedete? Con questi mini granuli. Già sta per scendere. Ecco qua. Faccio vedere anche qua perché qua comunque si vede con i mini granuli che ci sono all'interno. Li ho pagati 4 euro questo. Lo do provare anch'io perché l'ho visto da una, mi ricordo se ho su Instagram o su YouTube che usavano questo, voglio provarlo anch'io, voglio vedere come si usa. Istruzioni, volevo vedere come si, quante volte a settimana. Passeggiare sulla pelle umida con movimenti circolari da sciacquare bene con acqua calda. Ma per il corpo? Sì, per il corpo. Voglio provarlo. Comunque, pagata la bellezza di 6,75 euro. Ecco. Ho pagato 6,75 euro. Non tantissimo perché comunque costa poco. Costoso, ho preso. Non ho voluto prendere chissà che altre cose. Allora, volevo vedere comunque molto carino. Primark, molto, a me piace tantissimo, perciò ogni volta che vado lì voglio andare in giro, voglio andare in giro per andare a fare un giro da Primark. Poi sono stata dai cinesi e ho preso, c'è sempre i cinesi in pr a Prato, ho preso questo self stick che non so come farlo funzionare, cioè non so, c'è un supporto per smartphone, cioè eccolo qua, ve lo faccio vedere. Tra l'altro non so nemmeno come farlo funzionare, insomma, cioè eccolo qua, però non so come farlo funzionare, cioè come far scattare questo qua, c'è il coso della fotocamera, vi faccio vedere subito, eccolo, vedete questo, non so come far funzionare il pulsante. Non so come far funzionare il pulsante. Se no lo metto così. Cioè, metto a fare registrare video con questo. Non è che si fa. Questo è quello che si mette vicino. Non so come farlo funzionare perché ho provato e non funziona, però chi se ne importa. Fate per la parola, l'ho detto, però. Un attimo. Vabbè, metto poco dopo. Scusate, però è questo. E questo è l'haul che ho fatto, non è che ho fatto chissà che quante compre, però ho comprato altre cose, cioè non mi faccio vedere perché ho comprato delle cose, già le ho incartate nella busta, cose da mangiare che devo portare, devo fare il regalo. E cos'è? E niente, quindi ho preso delle cose così, però chi se ne frega. E niente, quindi io vi do un bacio, mi raccomando, scrivetemi questo, commentate qui sotto se vi piace questo video. Mi raccomando, iscrivetevi assolutamente al canale, attivate la campanella così non perdete nessun video. E
mi raccomando, like tanti, così se volete vedere altri video, però ora non è che ritorno di nuovo a Prato, non so fra quanto, però ho fatto nulla, cioè ho comprato poche cose, però, e questo è quanto che so che volevo farvi vedere cosa ho acquistato, e niente. Quindi io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.